Salve, sono il dottor Culo Cane e oggi vi parlerò dell'acqua, il veleno più potente del mondo. Si hanno riscontri fin dall'antichità degli antichi greci di Roma dell'uso di questa pericolosa sostanza. Ad esempio, il Dante nel suo Decameron parlava già dell'acqua. Ma che cos'è l'acqua? Acqua deriva dalla parola A, che è il suono che si fa quando si urla, e dalla parola qua, che è la risposta alla domanda dove ti fa male? Coincidenze? Vi siete mai chiesti perché all'aeroporto, allo stadio, al teatro o al centro Pokémon vi ritirano tutte le bottiglie d'acqua? Come mai? L'acqua è composta da un atomo di ossigeno e due atomi di idrogeno. Basta guardare questa semplice animazione per capire i terribili effetti dell'acqua. La forma della molecola, infatti, è tale da incastrarsi nel bolo delle epiglottiti dei globuli. E una volta che le molecole si sono incastrate, il soggetto muore soffocato. Questa semplice animazione, cosa ti succede? Dottor Culo Cane, cosa... Ah! Personaggi famosi morti d'acqua. Ha segnato bere tanta acqua. Come sei scemo, bambino stupido. Queste sono alternative molto più sicure all'acqua. E per finire la puntata, all'angolo della cucina scientifica con la signora Marianne Giangela, che ci insegnerà come preparare la zuppa senza acqua. Ingredienti: una pentola e una carota. Scaldate la pentola e la carota. Gettate la carota dalla finestra. Tagliate a fette la pentola. Servite freddo. Che delizia! Grazie, signora Marianne Giangela. Non dimenticate di sintonizzarvi anche la settimana prossima su Rete Culo per la prossima puntata di Zuppa d'acqua. Ah, e anche oggi è finita. Che caldo che fa oggi, però. Dottor Culo Cane, vuole un bicchiere d'acqua? Pronto, polizia!